Grazie. Passiamo alla 2391 della consigliera Caputo. Quali sono le tempistiche per la concessione dei contributi a fondo perduto e per l'operatività del fondo di garanzia finalizzate alla rottamazione dei veicoli commerciali inquinanti? Risponderà l'assessore Valmangia. Prego, consigliera. Grazie, Presidente. Di recente si è parlato molto di questo argomento a seguito del nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, che è stato sottoscritto dalla nostra regione insieme ad altre tre regioni della pianura padana, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto lo scorso giugno 2017. Con questo accordo naturalmente l'obiettivo è di attuare delle misure congiunte che siano volte a migliorare la qualità dell'aria nel nord Italia. E l'accordo prevede anche che siano adottati dei criteri comuni, naturalmente, per l'attuazione del programma di finanziamento al fine di massimizzare l'effetto dell'intervento per contrastare le emissioni di inquinanti proprio per la qualità dell'aria. Questo accordo di recente, come abbiamo potuto vedere, all'articolo 2 prevedeva una limitazione della circolazione dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno ed è partito dal 1 ottobre di quest'anno. Dal 15 di ottobre nei comuni sono partite delle misure di blocco al traffico dei diesel in relazione ai provvedimenti antismog. La Giunta regionale di recente, il 19 ottobre, con la delibera 42.7743, ha istituito e avviato un programma regionale di finanziamento per la concessione dei contributi per lo sviluppo proprio per la mobilità sostenibile nel settore delle piccole, micro e medie imprese, attraverso il rinnovo di veicoli ad uso commerciale N1 e N2. Sempre in questa delibera sono previste l'assegnazione di risorse che andrà incontro all'acquisto di veicoli commerciali con massa inferiore a 3,5 tonnellate e quelli tra i 3,5 e le 12 tonnellate utilizzate da queste tipologie di imprese. La delibera prevede anche una dotazione finanziaria di 4 milioni di euro, di cui 2 erano già di fondi statali e 2 milioni di euro di risorse regionali. A seguito dell'approvazione in Consiglio regionale del disegno di legge approvato il 23 ottobre scorso a favore dell'economia piemontese, ci sono stati messi a disposizione altri 200 milioni di euro per quanto riguarda risorse disponibili dalla riduzione del capitale sociale di Finpiemonte. Di queste, altri 5,4 milioni destinati proprio in questa direzione sulla qualità dell'aria, che si vanno ad aggiungere quindi ai 4 milioni già precedentemente messi a disposizione. E saranno gestiti da Finpiemonte questi 5 milioni e mezzo con un fondo di garanzia. Questi provvedimenti, naturalmente anche siamo consapevoli, in una situazione di bilancio molto complessa, sono destinate a delle imprese che sono spesso definite soggetti non bancabili perché hanno delle difficoltà, non riescono ad accedere ai prestiti delle banche. E quindi naturalmente la somma che sarà restituita a tasso zero sarà poi, con le modalità stabilite dall'amministrazione regionale e l'associazione di categoria, sappiamo, valutata in un percorso di questi mesi. Quello che quindi chiediamo all'assessore è quello di sapere i tempi per l'attuazione delle misure illustrate, quelle relative alla concessione dei contributi a fondo perduto e per l'operatività del fondo di garanzia richiamati in questa interrogazione, che sono proprio finalizzati a sostenere in questo periodo complicato per l'economia della nostra regione le piccole, medie e microimprese nella rottamazione di veicoli commerciali inquinanti. Grazie consigliera, la parola all'assessore Valmangia.